Eccoci di nuovo qua. Buonasera, buonasera a tutti. Questa sera abbiamo un ospite speciale, Rosario Marcianò, e vogliamo introdurlo attraverso un primo video che ci fa entrare nell'argomento. Mi chiamo Ulrike Lohmann, sono professorin per Atmosphärenphysik hier an der ETH Zürich e mein Spezialgebiet Symbolico. Wir wissen, dass der Flugverkehr um ca. 5% zunimmt momentan. Und weil der Flugverkehr ansteigt, ist es wichtig, auch Abgasmessungen von Flugzeugen zu machen. Wir wissen, dass ja, Flugzeugabgase Ruß, Feinstaubpartikel emittieren. Und da wollten wir eigentlich wissen, was die chemische Zusammensetzung ist. Und solche Messungen gibt es noch nicht viele. Vorletztes Jahr 2013 hatten wir die Möglichkeit, Abgase von Turbinen im Züricher Flughafen zu messen, zusammen mit dem Bundesamt für Flugfahrt. Und da haben wir praktisch die chemische Zusammensetzung der Abgase von gewissen Turbinen vermessen können. Was wir gefunden haben, ist, dass hauptsächlich, es ist hauptsächlich Ruß, es ist hauptsächlich reiner Kohlenstoff, daraus rauskommt, also Rußpartikel, wie auch beim Auto aus den Abgasen kommen. Aber dass wir auch Metalle finden in den, in den Abgasen vom Flugzeug. Und wir finden 16 verschiedene Metalle. Unter anderem haben wir auch Aluminium und Barum, Barium gefunden. Und wie gesagt, die kommen aus dem Kerosin, das kommt aus dem Öl. Und das Aluminium zusätzlich kann auch noch von den Turbinen herrühren. Wir haben Messungen auch vom Treibstoff selber gemacht und da festgestellt, das bewegt sich im Parts-per-Million-Bereich. Ähm, was man dann an Konzentration von Aluminium und Barium im Treibstoff findet. Aluminium und Barium im Treibstoff? Seit über zehn Jahren hieß es laut Wissenschaftlern stets, dass das völlig unmöglich und absurd sei. Und nun scheint es, dass diese Giftstoffe tatsächlich ohne jegliche Regulierungen in die Atmosphäre emittiert werden. Mit der Zunahme des Flugverkehrs werden diese Substanzen zunehmend uns und unsere Umwelt belasten. Solange bis unsere Behörden endlich aktiv werden und diese Verschmutzung stoppen. Das wäre auf jeden Fall nötig, weil der Flugverkehr ansteigt, auch die Abgase von Flugzeugen zu regulieren. Bene, allora abbiamo invitato questa sera Rosario Marciano. Ciao Rosario, benvenuto. Eh, non ti sentiamo, forse è il microfono non disattivato. Ciao Daniela, grazie per avermi Ciao. invitato. Ciao. Ciao. Allora, eh, effettivamente, ehm, allora, prima ti presento. Allora, Rosario è esperto, ha studiato molto su questi fenomeni con tutte le altre cose che precedentemente aveva preso in mano, quindi anche lui è stato insegnante, insegnante in alcune scuole private, è geometra, ha studiato sui PC, lui è appassionato di musica, musica di certe frequenze e fra le altre cose è un esperto e ha scritto molti libri, fatto collaborazione sul fenomeno, sul fenomeno della geoingegneria clandestina. Il video che abbiamo visto adesso rappresenta le domande che molti di noi si fanno in riferimento a questi cieli che hanno cambiato aspetto da molto tempo. Quindi invito Rosario a fare un po' di luce su questo fenomeno eh, che è, difficile da, cioè è facile da osservare, ma è difficile capire quale sia l'intenzione di queste irrorazioni. Ok, lascio la parola a te, Rosario. Allora, eh, Daniela, partiamo dall'inizio, a questo punto, eh, ipotizzando che eh, molte persone non sappiano ancora di che cosa stiamo parlando. Quindi, di che cosa stiamo parlando? Stiamo parlando della guerra climatica, cioè è in atto da 25-30 anni, minimo, diciamo in maniera comunque più intensa, almeno da 15 anni, è in atto una serie di operazioni che mirano a modificare il tempo ed il clima eh, basandosi su esigenze prettamente militari strategiche e quindi eh, visto che ultimamente eh, le nuove tecnologie prevedono eh, l'implementazione di apparecchiature radar satellitari e di altro genere sia in ambito civile sia in ambito militare Basate sulle, sui sistemi a microonde, quindi sistemi ad alta frequenza, precisamente in banda KA, vedi per esempio eh, i radar, i satelliti, come dicevo, ma anche le nuove frequenze 5G spacciate per sistemi per navigare più velocemente in Internet, ma che in realtà sono sistemi militari, di guerra militare: ecco che si scopre. Che queste tecnologie non funzionano adeguatamente grazie al fatto che si viaggia ad alta frequenza non funzionano adeguatamente eh, se in, in atmosfera se nel nostro cielo diciamo così nel nostro eh, nel nostro cielo che apparentemente sembra normale ma non è, è presente umidità atmosferica oppure se ci sono nuvole nella fattispecie, soprattutto se ci sono nuvole temporalesche, quindi per evitare che eh, i sistemi eh, radar satellitari e le altre tecnologie collegate ad essi smettano di funzionare adeguatamente perché si, si creerebbe un problema di disturbo cosiddetto in inglese scattering, ecco che hanno studiato il modo di rendere l'atmosfera scevra. Ehm, di umidità, quindi senza umidità atmosferica, sì, che significa senza acqua, tant'è vero che ultimamente, negli ultimi dieci anni, le precipitazioni sono progressivamente diminuite sino ad arrivare ad un eh, deficit del 70% per quanto riguarda per esempio l'Italia e la Spagna, che sono le regioni europee più Sottoposte a queste sperimentazioni, che ormai non posso neanche più chiamare sperimentazioni, perché come nel documento dell'USAF del 1995, dominare il clima entro il 2025, effettivamente le tecnologie ormai sono pronte per dominare il clima completamente. Quindi, che cosa Quindi, succede? Almeno dal 95. Almeno diciamo sì. che gli studi e le sperimentazioni sono iniziate negli anni 60. Poi negli anni 90 hanno eh, cominciato ad usare esclusivamente aerei militari, quindi prettamente aerei cisterna, per quello il nostro sito si chiama tankerenemy.com, tanker significa aereo cisterna, e aerei militari specificamente KC-135 e KC-10, che sono le famose aviocisterne. Il problema per loro e quindi hanno iniziato in Canada e negli Stati Uniti le prime sperimentazioni. Il problema per loro è che questi aerei militari erano troppo pochi. Quindi su eh, consiglio del creatore dell'inventore della bomba eh, a, atomica eh, eh, Teller la, la bomba logicamente eh, di nuova generazione che produce eh, eh, radiazioni ma che non eh, danneggia gli edifici, Edward Teller nel, nel eh, 2007 ad Erice ad una conferenza sul clima organizzata. Qui vediamo un aereo che, tra l'altro, oltre a eh, rilasciare false scie di condensazione dai motori, rilascia anche una eh, scia dal piano di coda e quindi evidentemente si tratta di una attività di irrorazione voluta e non di condensazione. Dicevo, Edward Teller ehm, propose in questa conferenza di eh, coinvolgere le compagnie civili al fine, proprio dicendo che era impossibile, con la scusa di modificare il clima per diminuire l'effetto serra, ehm, era, era impossibile usare solo gli aerei militari perché erano troppo pochi. E quindi bisognava coinvolgere le compagnie civili, cosa che è stata fatta progressivamente eh, dal 2009 in poi. A questo punto le operazioni si sono, in, eh, diciamo, imbestialite, incrementate in maniera esponenziale perché a uh, mano a mano sono stati attrezzati anche con eh, sistemi, diciamo, molto accroccati. Eh, diversi sì, ne ho delivo. visto uno. Ne ho visto uno una volta perché ci guardavo bene mentre salivo su EasyJet. Era esatto. proprio un accrocco, un tubicino che ancora gocciolava. Ho detto, ma tu guarda, non li nascondo nemmeno, forse la gente... Esatto, Quindi esatto. sì, degli accrocchi hai detto bene. Sì, perché inizialmente erano, stati, erano montati dopo che l'aereo era stato consegnato alla compagnia civile. Quindi erano così, si vedeva, non erano neanche verniciati erano collegati con una serie di, di rivetti, però eh, chiaramente si vedeva che erano stati montati dopo la consegna del velivolo. Adesso questi sistemi vengono eh, implementati già a livello di progetto e quindi per esempio vediamo il nuovo 777 che eh, adopera questi ugelli che sono già eh, sistemati in maniera aerodinamica all'interno della parte finale della, della gondola motore mentre i primi, e sono velivoli che volano ancora adesso, erano attrezzati in maniera molto artigianale. Quindi questi ugelli servono a, a completare il lavoro che già l'Aurike Lohmann, che abbiamo visto all'inizio, aveva descritto, cioè il, il fatto che eh, buona parte di questi metalli che vengono spruzzati in atmosfera è additivata già con il carburante, quindi un aereo che anche apparentemente non rilasci nessun tipo di scia sta bruciando carburanti additivati di metalli neurotossici e ora spiegherò perché igroscopici cioè che asciugano l'umidità atmosferica e elettroconduttivi esempio l'alluminio il bario ultimamente anche purtroppo per noi il grafene sono elettroconduttivi e sono igroscopici cioè impediscono la formazione della nuvolosità naturale impediscono quindi le precipitazioni piovose o ne riducono l'intensità e la durata e si ottiene a questo punto il risultato di poter far funzionare ancora i loro sporchi satelliti e i loro radar militari e civili e le loro attrezzature che funzionano in alta frequenza come la TV digitale terrestre o il 5G che hanno problemi a eh, superare una atmosfera che Sia troppo eh, carica di acqua. Ecco no, perché non eh, ecco perché non ci sono più nuvole naturali. Mi viene una io domanda, Rosane, perché io io, avevo già letto di questa cosa, però mi chiedo come mai se adesso è, è così intensiva questa operazione di geoingegneria, come mai non metto in dubbio i satelliti, però la nostra linea terrestre del computer, del telefono, eccetera, va malissimo. E, e quindi ehm, se lo scopo è quello di essere un tramite per la, un un, qualcosa che rimbalza la comunicazione, quindi il, eh, i metalli eh, in più, seccare l'aria per avere migliore capacità di comunicazione, come mai adesso proprio c'è? Un abbassamento, c'è cioè un peggioramento della comunicazione a livello cellulare, dico questo. Quindi mi facevo questa Allora, questi possono essere problemi anche locali, quindi localizzati a determinate aree. però certamente questo ti dimostra che è necessario, eh, visto che questa, questo particolato ricade al suolo entro le 24-36 ore, è necessario spruzzare continuamente questi composti chimici perché. Se andiamo a controllare le radiosonde, che cosa sono le radiosonde? Ogni giorno, possibilmente, non sempre, alcune volte saltano, ogni giorno viene mandato in quota un pallone sonda con una struttura, con un'apparecchiatura elettronica che permette di rilevare ai vari livelli di quota, quindi 1200 metri, 1800, 2000, 3000, 4000, 7000, 13000, i livelli di umidità atmosferica. Ci sono alcune giornate in cui i livelli di umidità atmosferica, soprattutto a bassa quota, aumentano notevolmente ed è lì che è necessario l'intervento di aerei di linea che vengono dirottati su quote più basse e su determinati corridoi non autorizzati, sopra i paesi, sopra le città, eh, dove prima questi corridoi non esistevano, adesso legalmente non ci sono ancora, però eh, da un punto di vista fattuale esistono questi aerei vengono dirottati e cominciano a spruzzare. È ovvio che, come ho detto, se l'umidità relativa, UR, aumenta sopra una certa percentuale, il, i sistemi basati sulle microonde non funzionano più adeguatamente. Ti faccio un esempio. Se per esempio piove molto forte e ci sono dei cumulonembi molto spessi, molto alti, soprattutto il digitale, eh, il, ehm, scusa, eh, sì. Eh, il digitale terrestre, quindi il digitale terrestre che eh, presiede alla visualizzazione delle immagini tv, come anche i satellitari eh, disposti nelle auto, non funzionano più. Tante volte capita, a me è capitato recentemente quando sono salito su in Lombardia, durante un temporale nei pressi eh, di Alessandria, eh, all'andata. Era un temporale molto, molto violento con un accumulo di molto spessi. Eh, praticamente, il mio satellitare ha perso la bussola nel senso che non sapeva più dove si trovava il mio veicolo. E quindi non era più in grado di indicare la strada. ecco A parte che il fatto che no, non serve in determinate zone, però lo tieni sempre acceso e ti rendi conto che comunque in alcune sì, sì. situazioni il satellitare ah, non funziona più. Perché perché il segnale che parte dal tuo veicolo e deve arrivare al satellite viene interrotto dall'acqua presente nei nubi, nelle nubi. Ecco perché serve eh, a loro spruzzare continuamente questi prodotti neurotossici in atmosfera che distruggono la nuvolosità naturale o impediscono che le nubi si formino. Tant'è vero, tornando al discorso di prima, alla tua domanda, che queste operazioni all'inizio quando avevano solo i velivoli militari erano concentrate il sabato e la domenica oppure comunque tra venerdì e, e la domenica e gli altri giorni della settimana ci lasciavano in pace almeno io parlo per quanto riguarda la zona che potevo controllare io e cioè il ponente Ligure che è la zona più irrorata d'Italia perché dispone di alcuni, di alcuni radar militari di cui uno nascosto qui tra Arma di Taggia e eh, Riva Ligure e ne avevo fatto vedere le immagini qualche anno fa perché è ben nascosto, non si vede bene, e, anzi, non si vede assolutamente dal basso. Allora, cosa succede? Che eh, queste operazioni, come ho detto, venivano svolte magari cominciando il pomeriggio oppure la mattina tardi e andavano giù eh, di brutto con scie di tipo persistente, quindi che si allargavano e coprivano il cielo completamente, per distruggere le nubi che si erano già formate in maniera abbondante, quindi cumuli, cumulonembi, andavano con le persistenti, che voleva dire una percentuale maggiore di eh, metalli eh, diffusi in atmosfera tramite ugelli o tramite carburante, per poter distruggere queste nubi. Adesso invece fanno un lavoro diverso, avendo a disposizione migliaia di aerei, decine di migliaia di aerei, perché spesso anche le compagnie civili affittano ai militari aerei civili anche senza passeggeri per spruzzare, spruzzano anche nelle ore in cui, per esempio, c'è il divieto di sorvolo, di notte. Tant'è vero che al mattino noi ci ritroviamo già con un cielo bianchiccio, senza lo straccio di una nuvola, perché hanno lavorato nascostamente di notte. E poi durante il giorno usano il metodo che io definisco eh, scie di mantenimento, cioè quelle che per esempio alcuni informatori alternativi che eh, poco sanno o, o fingono di non sapere chiamano scie di condensazione. Non lo sono perché sono scie di tipo non persistente, ma sono sempre scie rilasciate a bassa quota e quindi sono rilasciate, come dice il generale Fabio Mini, a bella posta. Cioè non sono contrails, non sono scie di condensazione, non è ghiaccio, non è vapore d'acqua, sono scie chimiche. Poi soprattutto perché se eh, nel passato era più facile eh, incontrare un aereo che vedeva un cumulo e cambiava rotta e ci si ficcava dentro. Ora i cumuli sono nubi di bassa quota, al massimo 2000 m di quota. A quelle quote le temperature sono superiori allo zero. Tante volte anche d'inverno, quindi è impossibile che quella scia che si incrocia dentro il cumulo sia una scia di condensazione. Mia sorella, dico io. Allora, eh, adesso invece, come ho detto, è più difficile trovare dei cumuli durante il giorno per, perché la nuvolosità naturale viene distrutta durante la notte, e di giorno a meno che non sia necessario impedire che una perturbazione grossa in arrivo produca delle precipitazioni lunghe e eh, durevoli, allora a questo punto vengono usate le scie di tipo persistente, perché c'è bisogno di più metalli in atmosfera per far sì che a quel punto la perturbazione che arriva non potrà essere distrutta perché sarà troppo grande, ma le nubi, come giustamente dice l'amico Enrico Giannini, che ci aveva fornito i carburanti da far analizzare, da un laboratorio francese analitica nel 2017 queste nubi vengono inquinate di metalli in modo tale che possano esse stesse condurre i segnali elettromagnetici anche se non vengono distrutte qua vediamo per esempio alcuni esempi di aerei che rilasciano a comando una scia che quindi viene interrotta i disinformatori ti dicono che c'è una corrente a getto eh, che l'aereo ad alta quota incontra la corrente a getto che in quel momento l'umidità non c'è più e che quindi l'aereo interrompe la scia perché in quel punto dell'atmosfera l'umidità non c'è più però eh, io che ho lavorato anche di carrozzeria ti so, e anche di aerografia ti posso spiegare che se per esempio il prodotto nel serbatoio della vernice non c'è più l'aereo comincia a spruzzare a tocchi quindi in questi casi noi vediamo proprio l'esempio palese che eh, abbiamo una irrorazione a comando gestita via satellite e non dal pilota. Che eh, prevede appunto che, per esempio, per centellinare i prodotti, quando io arrivo su un determinato quartiere abitato, popolato, dove ci sono antenne, e quindi dove c'è bisogno di spruzzare questa. Eh, questa pappa chimica, allora l'aereo inizia a vedersi una scia mentre prima arrivava senza. Come esce dalla zona abitata, ecco che progressivamente la scia si interrompe a tocchi, oppure addirittura vediamo casi palesi in cui c'è una nuvola e allora l'aereo inizia a sciare come entra nella zona della nuvola e interrompe lo, spruzz lo spruzzaggio, chiamiamolo così dopo che è passato oltre la nuvola. Quindi mi sembra assai chiaro che queste operazioni sono volute e che non si tratta di di condensazione. Ora la maggior sì. parte delle persone è sì, eh, ma, ehm, la, la domanda, cioè noi i, i cellulari esistono da abbastanza tempo. Questa importantissima comunicazione che loro vogliono preservare o favorire è che cos'è? Che tipo di comunicazione militare? Comunicazione, ah, beh, allora. non lo so, è, è extraterrestre? Che ne so no. io? Perché? Allora, è semplice, è molto semplice. Allora, noi passiamo, eh, partiamo da una tecnologia telefonica mh, 2G, poi siamo andati a 3G, 4G, 5G. Qual è la differenza tra questi sistemi denominati col 2, 3, 4 e 5? È la frequenza. Cioè, mano a mano che si è passati su, su un numero maggiore, identificativo, sono aumentate le frequenze. Quindi significa che le onde elettromagnetiche sono diventate sempre più piccole e vicine. Si tratta appunto di microonde. Ora, ti faccio un altro esempio. Perché tagliano gli alberi? Se sono tanto green e hanno, ti dicono che anche respirare produce CO2 stiamo inquinando con le auto e dobbiamo andare a batteria e tutto il resto, queste cose qua, perché poi gli, gli unici, gli unici eh, alberi che producono ossigeno e che eh, diminuiscono le temperature al suolo e quindi questo riscaldamento, come chiamano, lo chiamano loro, questo riscaldamento climatico potrebbe essere eh, limitato, potrebbe essere eh, addolcito soprattutto nelle città se ci fossero gli alberi perché stanno cominciando e soprattutto ci, sa, ci hanno dato di brutto durante il periodo della fanta pandemia a eh, tagliare gli alberi perché gli alberi contengono acqua le foglie contengono acqua quindi se ci sono ripetitori a terra come funziona il 5g il 5g funziona a terra e 5g ha la necessità di passare da un ripetitore all'altro il segnale magari viene trasmesso da un satellite ma eh, i vari eh, protocolli che predispongono la propagazione del segnale funzionano con delle antenne posizionate a poca distanza l'una dall'altra, adesso per esempio stanno attrezzando anche i lampioni, in modo tale che il segnale possa passare da un lampione all'altro e concentrarsi verso le abitazioni. Se ci sono degli alberi, questi vanno tagliati, perché gli alberi che contengono acqua provocano disturbo. Quindi la differenza differenze. tra un tempo e adesso qual è? Che le frequenze sono diventate sempre più elevate e quindi è diventato sempre più necessario implementare sistemi che impediscano la formazione di umidità in atmosfera. Perché man a mano che le frequenze aumentano, quindi man a mano che si arriva nel range delle microonde, è sempre più eh, tassativo avere un'umidità elettroconduttiva tramite questi metalli tipo l'alluminio, il bario, il manganese, il, eh, eh, il litio e, e allo stesso tempo diminuire l'umidità presente in atmosfera. Quindi con le radiosonde, come dicevo prima, che cosa succede? Andiamo a verificare e nelle, eh, nei corridoi che frequentano, diciamo così, amorevolmente questi velivoli, quindi attorno ai 2000-3000 metri, perché sono aerei che possiamo vedere ad occhio nudo anche di notte del quale passaggio possiamo udire il rumore quindi è possibile che possano volare a 15.000 metri e sentire il rumore o vederli ad occhio nudo soprattutto di notte soprattutto a queste quote, quindi 2-3.000 metri vediamo che le radiosonde ci mostrano dei cali improvvisi a, a strati di umidità quindi per esempio a 1.900 metri, 1.800 metri la quota di sorvolo di questi aerei dove le temperature sono superiori allo zero, quindi è impossibile qualsiasi fenomeno di condensazione, troviamo un calo improvviso di umidità, quasi un crollo completo fino al 7-8%, quando a quella quota invece l'umidità dovrebbe essere attorno al 70-80%, mentre vediamo che nelle quote non, eh, dove non operano questi aerei, l'umidità torna ai livelli normali, quindi per esempio a 4.000 metri dove... Teoricamente l'umidità dovrebbe essere inferiore ai 2000 perché, mano a mano che ci si alza di quota, l'umidità diminuisce. Troviamo di nuovo valori attorno al 50, 60, 70. Quindi significa che questi aerei fanno il loro benedetto lavoro. Quindi eliminano, qui, per esempio, si vede un gabbiano inquadrato per caso che sorvola eh, sotto l'aereo. Se l'aereo fosse a 15.000 metri, quindi in una zona dove loro dicono si forma la scia di condensazione l'aereo a parte non dovrebbe vedersi così grande invece si vede quasi alle dimensioni del gabbiano che logicamente è molto più basso ma certamente questa immagine dimostra queste riprese dimostrano che l'aereo sta volando a bassa quota perché se no non si vedrebbe si vedrebbe solo il gabbiano quindi però queste cose eh, sono sempre tutte ridicolizzate dai cosiddetti disinformatori negazionisti perché certamente non hanno argomenti qualcosa Devono pur dire, quindi vanno sempre a ridicolizzare quello che tu produci. Ora detto questo, tornando al discorso di prima. Eh, le scie di condensa esistono? Non esistono Nel, eh, nei documenti nelle enciclopedie e nei vocabolari fino agli anni '80, eh, quindi roba che compravi e pagavi anche un fracco di quattrini eh, per avere una documentazione su tutto. Lo, lo scibile umano il, il lemma scia di condensazione o oh, sui manuali inglesi Contrail non esisteva. Non c'è, tu vai a vedere un vecchio Melfi, un vecchio Zanichelli, vai a vedere se trovi scia di condensazione oppure condensazione non c'è, non esiste. Allora, cos'è una svista? No, è che le scie di condensazione. Guarda caso, sono state inserite dappertutto e ovviamente anche sugli annunci. Eh, sui banner che vengono messi sotto i video sulle scie chimiche che rimandano a Wikipedia su YouTube e le scie di condensazione sono state inventate negli anni 90. Tant'è vero che c'è un documento del 1975 dell'USAF che viene all'epoca inviato ai piloti civili e ai piloti militari nei quali si dice che comunemente la scia di condensazione può essere eh, Eliminata può essere, diciamo, un problema non esistente, diminuendo le dimensioni del particolato nel carburante quindi, perché si formano queste scie? Perché il particolato presente nel carburante, come abbiamo detto, questi metalli, che, come per esempio, nel sistema del carburante L-Ise, vengono inglobati in eh, goccioline d'acqua ghiacciata, eh, questi eh, prodotti cosa fanno? Eh, producono una reazione chimica a contatto con l'atmosfera. Questa reazione chimica è un'esplosione, diciamo così, soprattutto l'alluminio a contatto con l'ossigeno e produce quella che poi viene spacciata per scia di condensazione. Ma non è una scia di condensazione, è la reazione chimica che avviene tra questi metalli e l'ossigeno contenente nell'atmosfera. Quindi viene bruciato l'ossigeno e si formano queste schiume, queste scie che vengono spacciate per scie di condensazione. Cosa diceva questo documento USAF? Che, come ho detto, le scie di condensazione possono essere tranquillamente evitate diminuendo le dimensioni del particolato. Ma siccome nei carburanti attuali il particolato è ben presente e di dimensioni abbastanza superiori al normale, succede che è più facile, come possiamo ben verificare che si formi una scia a seguito dall'aereo, sempre che appunto questa scia non sia spruzzata da eh, appositi irroratori, spesso posti anche sui piani alari come sugli EasyJet e i Ryanair. Ora ehm... mi viene in mente anche un'altra cosa che è, è molto latitante, l'escursione termica. Siamo sempre sui 10 gradi, almeno in pianura padana, quindi non è possibile che la nebbia del mattino sia rugiada e secca. Non... tu fai conto che per esempio negli anni 70-80 era un classico sull'autostrada del sole eh, che nei telegiornali veniva fuori il classico tamponamento per nebbia Anche in Ora, le, nebbie, in sì. ecco, le nebbie quelle normali non quelle chimiche di ricaduta quindi alle 5 di mattina alle 6 di mattina in Galpadana non ci sono più perché non ci sono più perché non c'è più umidità atmosferica quindi questi prodotti che vengono irrorati hanno un loro effetto. Quale? L'innalzamento delle temperature notturne e diurne. Per quello non c'è più lo sbalzo termico, perché l'effetto serra non viene determinato dal CO2, che tra l'altro non è un gas serra ed è presente in atmosfera in una percentuale pari allo 0,005 o 0,004. Quindi eh, è un, non è un gas serra. Qual è? Eh, il gas serra che produce l'innalzamento delle temperature diurne e notturne è eh, l'esafluoruro di zolfo che è presente nel 70% nei carburanti avio dispersi a bassa quota Tant'è vero che se noi alla sera abbiamo il naso fine e quindi riusciamo a percepire questo odore l'odore di zolfo lo sentiamo alla sera quando il particolato ricade al suolo verso le nove e mezza di sera, alle dieci Vediamo una nebbia sui lampioni, soprattutto nelle città come Sanremo non ci dovrebbe essere. È una nebbia chimica di ricaduta è polvere, nanopolvere, che respiriamo e ci ammazza. E eh, a questo punto sentiamo anche l'odore dello zolfo. Sì, Poi lo fatto sì. si abitua una volta che noi siamo usciti fuori magari dall'appartamento subito sentiamo questo odore e poi non lo sentiamo più perché l'olfatto, il nostro olfatto si abitua e non riusciamo più a percepirlo però questo odore di uova marce è classico dell'esafluoruro di zolfo che è un gas a elevatissimo effetto serra quindi l'effetto serra, le nebbie sulla Valpadana le nebbie addirittura in Calabria le nebbie in Toscana perché ci sono queste nebbie? sono nebbie di ricaduta provocate dal sorvolo a bassa quota di questi aerei Stavo per dire che cosa dice sempre l'USAF che le scie di condensazione se si formano che sono rarissime. Guardiamoci un po' di video di aerei militari che fanno il rifornimento in volo, non ce n'è uno solo che rilascia una scia. Eh, le scie di condensazione si potrebbero formare a elevate quote sopra gli 8000 metri, a temperature inferiori ai 40 gradi sotto lo zero. Qui, si vede benissimo che si tratta di irrorazione voluta. Facciamolo vedere dove interrompe, proprio in arrivo su un'altra scia. E allora che cosa dice l'USAF? Dice che ci devono essere 70% di umidità, 40° gradi sotto zero e 8.000 metri di quota o superiore. C'è un problema, che a quote elevate l'aria è molto secca. Quindi le radiosonde ci mostrano che sopra gli 8.000 metri l'umidità è prossima allo 0%, quindi questo 70% di umidità vei ha smesso perché? Perché ha attraversato la scia, non è, no, ha incrociato una scia rilasciata precedentemente. Quindi adesso non è più necessario usare i prodotti che vengono spruzzati. Un sedicente pilota in un'intervista recente su Border Nights dove sono intervenuto io, eh, cosa ha detto che. Eh, queste, questi aerei praticamente eh, rilasciano scie di condensazione perché eh, sono ad altissima quota, a 15.000 metri, e quindi a 15.000 metri è facile che, che questa condensa si formi. E dico io no, perché come, come ho detto un attimo fa, ad alta quota l'umidità è, è a 0%. Allora, da un lato loro ti dicono, sì, però l'umidità si forma perché sono i motori che producono acqua. Dall'altro lato ti dicono: nel, nel carburante avio non ci deve essere acqua. Quindi noi controlliamo solo se non ci sia acqua nel carburante. Poi c'è un altro aspetto: e vi ho mandato anche un filmato, mi pare, spero, da, eh, di cui bisogna tener conto. Questo aspetto è che i motori eh, che sono stati implementati sui velivoli civili e militari a partire dagli anni 80 in poi sono i cosiddetti motori turbofan high bypass. Cosa significa? Facciamo un raffronto. Prendiamo ehm, i primi aerei di linea ehm, che funzionavano con il reattore jet fan, eh, quelli degli anni 50-60. I primi avevano dei motori molto piccoli, eh, si vedeva che di diametro questi reattori erano molto piccoli Perché? perché la turbina funzionava facendo entrare tutta l'aria nella gondola motore e quest'aria entrava al 100% nella turbina e veniva al 100% combusta. Quindi erano motori molto caldi, si arrivava a 1800, 2200, 2300 gradi centigradi. Ovviamente con quelle temperature era più facile che magari una scia effimera e non durevole si formasse ad alta quota per via del fatto che siccome si incontrava un'atmosfera molto fredda sotto i 40 gradi centigradi, un eh, gas di scarico che usciva a 2200 gradi ovviamente produceva qualcosina di scia di condensazione, sebbene noi da piccolini potevamo semmai distinguere la scia piccolina e non potevamo distinguere l'aereo, perché si trattava di un aereo ad alta quota e se si formavano queste scie era sempre verso il tramonto, quindi quando le temperature in quota diminuivano notevolmente. Quindi, come ho detto, questi motori di vecchia generazione rilasciavano gas di scarico molto caldi. I jet fan high bypass, implementati dagli anni 80 in poi, hanno invece una gondola motore molto larga. Guardiamo per esempio le gondole motori eh, gondole motore dei nuovi 777 oppure dell'A380, sono motori giganteschi, molto larghi. Perché? Perché l'80%, se non più, dell'aria che entra nella gondola motore fuoriesce sulla parte terminale della gondola motore senza entrare nella turbina. Questo per due motivi. Primo, per generare un motore meno caldo. Secondo, per consumare di meno, perché perché i vecchi turbofan che facevano entrare tutta l'aria nella turbina eh, producevano una resistenza aerodinamica notevole. Adesso, invece, con i motori che sono appunto detti high bypass e che quel sedicente motore eh, pilota dell'altra sera non sapeva neanche come si chiamano. Quindi, un pilota in pensione che non sa co come si chiamano i jet high-bypass. Mi viene il sospetto che non sia un pilota, o comunque un pilota incompetente. Se è un pilota, comunque, eh, l'hype bypass permette all'80% dell'aria di entrare fredda e di uscire fredda. Questa si miscela con un 15-10% dell'aria che entra nella turbina. Solo il 10-15%. per cento Questo è un fuel dumping. Questo qua invece no. Questi sono vedete due scie. Quindi vuol dire che ci, si tratta di due irroratori e non di scie di condensazione, eh, dicevo, quest'aria esce a quel punto fredda miscelandosi con quella poca aria calda che entra nella turbina, e quindi se facciamo un calcolo, vediamo che questi 2200 gradi originali che fuoriescono. Dalla, dalla turbina e quindi quel 10-15% di aria calda, miscelandosi con un'aria che eh, entra ed esce a meno 40, produce dei gas di scarico molto più freddi. Infatti gli high bypass vengono definiti motori freddi, quindi con le nuove tecnologie le scie di condensazione sono praticamente impossibili con qualsiasi condizione atmosferica e a qualsiasi quota. È tassativo, non ci sono alternative. Come dice il ricercatore americano Wiginton, David, Wiginton cosa dice che in tutta la sua vita un comune cittadino non potrà mai vedere una vera scia di condensazione. Guardate per esempio i video promozionali dei nuovi velivoli, oppure questi video che ci sono online, come dicevo prima, degli aerei militari che fanno rifornimento in volo ad alta quota. Non c'è un solo aereo con la scia. Sono tutti senza. Che cos'è? Ogni volta è una coincidenza che questi aerei, quando vengono proposti in spot pubblicitari, non rilasciano scie chimiche? Guardiamo le ultime pubblicità della EasyJet o della Ryanair o della Ex Alitalia. Gli aerei vengono ripresi senza produrre scia di condensazione, perché le scie di condensazione non esistono. Semplicemente in questi casi l'aereo non viene attrezzato con carburante o i per rilasciare la scia, perché se no sarebbe troppo evidente la cosa. Quindi. Però Rosario, paradossalmente, ehm, danno delle notizie, scrivono anche su Wikipedia che viene utilizzata la geoingegneria per far piovere, però non piove. Allora, e comunque, intanto... mh, aspetta un'altra cosa che ci va insieme, eh, so che queste irrorazioni vengono fatte anche nell'agroalimentare, come fertilizzante, come, non lo so, sono state usate anche... Eh, Cose diverse, per diverse scopi, ecco. Sono cose diverse. Allora, intanto Wikipedia è una, eh, un portale di regime. Sì. Quindi sappiamo benissimo che se andiamo su Wikipedia su argomenti scottanti c'è sempre la negazione del fenomeno. Quindi, eh, sì, ma io diciamo... la vedo come un po' che bisogna parlarne eh, perché la cosa no, è evidente. Eh, quindi... no. Allora, ti dico subito, eh, in questo ultimo periodo, soprattutto in questo ultimo anno... Eh, già che io eh, sto per essere messo fuori gioco, mh, si sono introdotti alcuni informatori che ehm, hanno, non faccio nomi, ma ce ne sono diversi che non si sono mai occupati del fenomeno, che di punto in bianco, come io ho subito una condanna a 12 mesi per delitto di opinione, eh, vengono, diciamo, sono entrati a gamba tesa e hanno cominciato a mettere in mezzo l'argomento del caos. Ora, il cloud seeding o inseminazione delle nubi non ha assolutamente nulla a che vedere con l'hygroscopic cloud seeding che viene menzionato in un libro militare di 750 pagine. Che cos'è l'hygroscopic cloud seeding? È quello che abbiamo descritto fino ad ora, cioè le cosiddette scie chimiche rilasciate a bassa quota, quindi a quota cumulo, per eliminare la nuvolosità naturale eliminare l'umidità atmosferica. Invece, il cloud seeding, allora queste sono che abbiamo, che abbiamo di cui abbiamo parlato adesso, sono scie essiccanti, cioè producono siccità, non piove. Invece, il cloud seeding è un eh, piano di controllo delle precipitazioni piovose. Che, per esempio, è iniziato in Italia con un accordo tra Israele e il nostro paese nel 1992 e che è stato implementato nella legge 3694 94 sulla sul regime, sul controllo del regime delle precipitazioni piovose, con eh, un'azienda che faceva capo al CNR. Ne abbiamo parlato prima, c'era anche la Petriconi che aveva già studiato per il CNR la possibilità di additivare particolari prodotti per incrementare le precipitazioni o per diminuirle, o addirittura per distruggere la nuvolosità naturale. Si parla appunto degli anni. 70-80 e vediamo che per esempio a seguito di questo eh, contratto stipulato tra l'Italia e Israele eh, hanno cominciato a verificarsi alluvioni devastanti tipo per esempio l'alluvione nelle Puglie proprio nel 92 e l'alluvione in Piemonte nel 1994. Ora il cloud thinning è eh, in atto con tecniche diverse sempre però rilasciando Dioduro d'argento originariamente, poi batteri eh, geneticamente modificati come le schirichiacoli e ultimamente il grafene 3D eh, ad alta quota, sopra gli 8000-9000 metri tramite aerei attrezzati bimotore ad elica. Quindi non si tratta di aerei di linea o aerei militari jet fan di grosse dimensioni a bassa quota sotto la formazione nuvolosa se c'è, ma sopra perché l'inseminazione di questi prodotti chimici, sempre tossici, va fatta al di sopra di una nube presente. Se non c'è una nube temporalesca, il cloud seeding non ha senso. Però, per tornare al discorso che facevo prima, si crea una voluta confusione, perché si dice sì, ma il cloud seeding è sempre esistito. Ma va bene, ma dai, si tratta di sperimentazioni che comunque non hanno mai avuto una certezza, un successo, quando invece in Thailandia, negli Emirati Arabi Uniti, in Giappone, in Cina esistono addirittura i ministeri del controllo del clima dove te lo dicono, ti fanno vedere, ti dicono: tale giorno faremo il caos, seeding per provocare le piogge. E infatti, poi, come giustamente osservava l'amico Tosatto. Eh, negli Emirati Arabi Uniti scendono giù delle, dei chicchi grandi e grossi come arance proprio perché il claustini che l'abbiamo visto anche in Emilia Romagna, in Veneto e altrove. Sì, ma infatti la domanda è una molto gigantesca. Dimmi, infatti infatti era provocatoria la cosa, se si può gestire, la, le, se si possono gestire le precipitazioni, come mai siamo messi così? Ecco, questa è la domanda, quindi o troppa eh, o allora, niente. Eh, eh. Allora, si tratta sempre di money. Allora, queste sperimentazioni portano del grano sia a quelli che stipulano i contratti, sia a quelli che seguono i lavori. Quindi si tratta di una speculazione per far grano. Cosa succede? Che se io non avessi migliaia di aerei al giorno circa 210-240 mila che scorrazzano per il mondo, se non avessi questi aerei che, che scorrazzano ogni giorno quotidianamente, rilasciando prodotti igroscopici, non ci sarebbe bisogno di fare il cloud seeding. Il cloud seeding lo fanno perché, non perché hanno bisogno della pioggia, perché pensano che poi. I cittadini poverini subirebbero il razionamento dell'acqua, lo fanno perché fanno sperimentazioni e le sperimentazioni portano soldi. Ci sono aziende che producono la pioggia artificialmente. Per esempio, eh, c'è un'azienda eh, negli Stati Uniti di Peter Cordani, che è l'inventore del gel di silicio che serve a distruggere la nuvolosità naturale. E infatti, in auto, spesso succede che se piove, tante volte. Il parabrezza si appiccica e bisogna pulirlo con i tergi perché si appiccica? Perché scende al suolo, scendono al suolo particelle di gel di silicio. Il gel di silicio, detto anche nel loro termine tecnico silica gel, è un gel disseccante, cioè distrugge le nubi. E trovandosi nelle nubi quando piove e piove magari 10 minuti o comunque piove poco, e non tutta la giornata come succedeva una volta, succede che scende anche questa roba qua. Quindi, per esempio, l'azienda la di Peter Cordani ha, produce cioè, ha due eh, business. Uno produrre le piogge, l'altro è eliminare le piogge quando necessario. Per esempio, Putin, quando ci sono le manifestazioni eh, del, che eh, ri, come si dice, eh, festeggiano eh, l'anno che passa relativamente alla rivoluzione o quello che sia, adesso non ricordo, Cosa fa per evitare che la manifestazione venga disturbata dalla pioggia? Aerei rilasciano prodotti chimici che non sono l'olio duro d'argento, come diceva un vecchio TG che creava confusione, ma alluminio, bario ed altri metalli igroscopici per evitare che piova. Tutti gli stati sono attrezzati per impedire le precipitazioni o per, o per provocarle. In Italia, poi, cosa hanno fatto per? Eh, costringere la popolazione dell'Emilia Romagna a eh, abbandonare le proprie coltivazioni hanno creato ad hoc un'alluvione. L'hanno fatto intenzionalmente. A Genova, per coprire l'abbattimento voluto del ponte Morandi, hanno creato un'alluvione che diminuisse notevolmente l'umidità e eh, la visibilità e soprattutto nascondesse con questa pioggia battente. Eh, la polvere piroclastica che veniva prodotta dalla, dalla, dal, dal, dai prodotti che erano stati usati, tipo la nanotermite, che erano stati usati per distruggere il ponte, come anche, siccome il ponte conteneva molto amianto, per abbattere le polveri di amianto durante le precipitazioni piovose e soprattutto per nascondere e confondere i lampi provocati dalle esplosioni con i fulmini del temporale. Io avevo anche ripreso e ce l'ho una mappa satellitare nella quale si vede proprio la produzione di questa cella temporalesca che loro definiscono autorigenerante, ma nella fisica le celle autorigeneranti non esistono e è servita in quel caso per produrre pioggia opportunamente per il giorno della demolizione del Ponte Morandi. Poi si è visto perché il Ponte Morandi andava distrutto, noi l'avevamo già scritto nel marzo del 2018 se non erro. E, e cioè la necessità di far passare eh, anche veicoli militari a elevato peso su un ponte e su quel ponte, sul ponte Morandi non era idoneo per il passaggio di questi veicoli eh, militari ad elevato peso. Quindi andava distrutto come in quell'anno sono stati distrutti e sono stati fatti crollare, non si sa come sono scesi così di punto in bianco da un momento all'altro diversi ponti. Fateci caso, è andato sì, sì, in bianco. Anche da noi in tutto il Veneto stanno eh. ristrutturando, allargando, rinforzando tutti i ponti cavalcavia. O esatto. serve per far passare gli autoblindo, i carri armati in previsione di una guerra contro la Russia. Questo lo sapevano già perché era già tutto programmato dal 2014. Quindi è tutto nero su bianco. Quindi questi accordi che sono stati coperti dalla necessità di implementare precipitazioni per far del bene. Sono nati con motivazioni di ben altro genere, motivazioni economiche e strategiche. È, è chiaro che se io posso controllare il clima, come diceva l'USAF nel 1995, io posso controllare un paese. Se, per esempio, la Meloni, che era entrata e si era fatta votare con un programma che era tutto il contrario di quello che sta seguendo adesso, che è lo stesso degli altri eh, europeisti, euroatlantisti se la Meloni non avesse obbedito gli provocavano qualche altra alluvione gliene hanno provocate un paio e hanno detto adesso fai quello che diciamo noi Sì, padrone, e lei fa quello che deve fare perché comunque le hanno distrutto mezzo paese con due alluvioni noi ricordiamo, è bene rimembrarlo che il giorno prima dell'alluvione nelle Marche scorazzava per diverse ore mi pare 6-7 ore sì. un aereo militare che andava avanti e indietro proprio nella zona in cui poi c'è stato il massimo dell'alluvione nelle Marche. Quindi abbiamo subito due alluvioni politiche, strategiche, volute, provocate e poi ci vengono a dire sì, il cloud ceiling esiste, eh, voi vedete le scimmie, ma in realtà questo è cloud seeding No, non è il cloud seeding sono operazioni completamente all'opposto e con eh, metodi e mezzi completamente diversi. Questo deve essere chiaro. Sì, è, è, è difficile, però sì. A questo punto è, è un attacco dal cielo, come è uno dei tuoi libri. Se non sbaglio, esatto. sì. Voglio comunque. Da cui è difficile, per la cosa intende, che sì. pensare che questi libri li ho scritti insieme a mio fratello Antonio che diciamo è, sì. è bravissimo nel, nel sapere gestire eh, questo tipo di lavoro. Quindi eh, tanto di cappello a mio fratello, perché se non ci fosse mio fratello Antonio sicuramente questi libri non, non avremmo potuto realizzarli. Ecco. E, eh, avevo letto che erano stati censurati, o forse solo uno, si trovano questi sul, sulle scie chimiche su Amazon? Sono ancora sì. lì? Allora, ehm, adesso c'è un, un forte problema, un forte dubbio che viene fuori perché Biden ha disposto l'eliminazione di alcuni lavori che vanno contro eh, la, diciamo, quello che recita il mainstream, quindi siamo a rischio tutti sia in Italia che all'estero. Ehm, questi libri hanno avuto molte difficoltà tramite altri editori. Non faccio i nomi, comunque sono editori che comunque ci hanno messo in grosse difficoltà nel realizzare questi libri perché ne volevano controllare il contenuto. E noi ovviamente non ci siamo piegati a questo diktat e quindi questi editori eh, che avevano già firmato un contratto alla fine hanno eh, tolto dal mercato i libri, perlomeno hanno tolto dal mercato, hanno ritirato il contratto anche se vedo che ancora nonostante questi editori non abbiano più i diritti su questi prodotti. Eh, continuino a vendere su diversi portali e, e nelle librerie, i nostri libri ad, ad, accantonare il denaro, che comunque a noi di percentuale non è stato mai pagato. Allora, a quel punto abbiamo deciso di metterci in, in proprio, diciamo così, e di fare autoproduzione tramite l'unico uh, produttore di eh, libri cartacei che permette di pubblicare senza spese iniziali e soprattutto. Ad una ele elevata qualità perché ci sono molti produttori e editori che ti permettono di autoprodurre il tuo libro. Che intanto non hanno un'interfaccia grafica, diciamo spesso comprensibile, e, e ben pratica. E per uno che, che lavora di in informatica, ti posso dire che effettivamente eh, alcuni siti non sono ben attrezzati per questo tipo mm. di lavoro, e poi alla fine il lavoro finito oltre che costare di più. E anche di scarsa qualità quindi noi abbiamo pensato bene di eh, adoperare l'unico portale che ci permettesse di produrre in ottima qualità eh, libri cartacei che al momento tranne uno che ci è stato fatto chiudere su richiesta della ASL sanremese Remese, eh, appunto quel libro lì non è più presente perché eh, parlava della eh, inefficienza chiamiamola così con un eufemismo <ride> della sanità italiana pubblica quindi è stato sì. eliminato eh, sì. tra l'altro su quel libro io ho subito anche una condanna non definitiva poi caduta in prescrizione perché avendo scritto la verità sono stato logicamente processato infatti oh, eh, sono l'unico eh, informatore alternativo con una dozzina di processi a carico alcuni estinti ancora altri ancora in corso e con una condanna definitiva a 12 mesi che devo scontare ancora, che è stata combinata per, come dicevo, un delitto di opinione e senza il beneficio della sospensione della pena perché dai, giugi, dai giudici sono stato definito un pericoloso disinformatore. Sì, allora, guarda, al giorno d'oggi, eh, ovviamente non in tutti gli ambienti. Eh, sono medaglie al merito queste condanne perché ehm, molti hanno capito che tutto ciò che eh, non deve essere detto vuol dire che è vero, a maggior ragione se viene taciuto in ogni modo. Quindi ecco, diciamo, è <ride> sì, io lo vedo come un valore aggiunto, però ovviamente poi ci sono le conseguenze, Purtroppo, eh, sì. però almeno. Insomma, eh, c'è qualcuno come te che eh, dice la verità. Perché? Eh, è... Quindi eh, ecco, noi ti abbiamo invitato per questo. Perché eh, se ne dicono tante, però sempre a metà io ho assistito anche alla, alla diretta su Border Nights. Mi sembravano un po' eh, sprovveduti, cioè non, non, non riuscivo a comprendere la situazione perché sembravano proprio persone che erano lì solo per negare questo fenomeno quindi Ma, nel caso nel caso dell'intervista fatta da Fabio Fabretti di Border nights ai, ai tre sedicenti piloti non, non hanno dimostrato di esserlo evidentemente anche perché hanno fornito eh. solo il nome di battesimo che potrebbe essere benissimo falso l'intervista era nata con la disponibilità di questi personaggi perché non si sapeva che io sarei intervenuto. Infatti uno dei piloti ha detto eh, che era rimasto sorpreso da questo mio intervento, che non era previsto. Quindi quando noi abbiamo a tante, in tante occasioni, io e Enrico Giannini, eh, chiesto un confronto con veri piloti che conoscevamo, dei, dei quali conoscevamo, conoscevamo veramente il tipo di carriera nell'ambito aeronautico, non si sono mai resi disponibili perché hanno paura di un confronto reale sui fatti. Sulle prove, sui dati documentali, perché questi personaggi dovendo negare un fenomeno innegabile non possono avere degli argomenti e quindi sono rimasti scalzati, diciamo così, eh, sorpresi dal mio intervento che è avvenuto in, a sorpresa, perché ho telefonato, ho chiamato Fabretti, gli ho detto di poter intervenire. Ma se non fossi intervenuto sarebbe finito dalla luce il vino, perché sì. mi dispiace dirlo, ma eh, to, to, mh, come si chiama? L'attore che era presente lì, eh, adesso non mi sfugge il nome, eh, praticamente non ha competenza su questo argomento e ha tirato fuori una questione completamente avvulsa da quello che è la questione delle scie chimiche. Lui poi parla dei bottoni, dei pulsanti, ma come ho ripetuto sì. più volte anche in diversi articoli su Tanker Enemy, il pilota ha solo l'incarico di uscire dal corridoio e di abbassarsi di quota, ma eh, i comandi vengono gestiti via satellite, tanto Tanto che recentemente sono stati implementati dei sistemi sopra la fusoliera con una piccola antenna che si interfaccia con il satellite, eh, ufficialmente per fornire internet ai passeggeri. Eh, sì, però, però mi, mi viene in mente un'altra cosa che è, è molto attuale, diciamo, un po' alla. Un po' come si fa nell'esercito, ognuno ha un compito e non sa cosa fa quell'altro. Mi ricordo, lo diceva anche Enrico Giannini, che diceva: certo. Tu vai a chiedere e eh, niente, io faccio rifornimento. Ma sai cosa c'è dentro? No, non lo so. E sai a cosa serve quello? No, non, è, non mi compete. Quindi c'è tutto questo giro di eh, diciamo, fermarsi ad un'azione, poi il resto lo fa qualcun altro, permette davvero l'ignoranza su certe cose. Però sì, se si è certo. accorto Enrico Giannini, che lui non mi ricordo cosa faceva, ma comunque vedeva gli aerei da fuori, li sistemava come tutta l'altra gente che c'è lì intorno, lui ci ha guardato e ha cercato. Allora, di... guarda, a livello, a livello di aeroporti tutti sanno. Tant'è vero che se tu hai un pilota col quale sei in amicizia, cominci ad affrontare, con un pilota cominci ad affrontare l'argomento, questo si tacita, si incupisce e non lo senti più. Eh, mm. perché conoscono tutti di che cosa si tratta, perché bisognerebbe essere ciechi per non capire e per non conoscere. Chiaramente a loro conviene in questo caso tacere perché chi non tace ovviamente fa la fine che ha fatto Enrico Giannini, infatti io e lui siamo gli unici sotto processo e lui addirittura con un, una sorveglianza eh, che dura da almeno quattro anni, quindi sorveglianza che non ci dovrebbe essere ma che sussiste. Ma che sorveglia... e... sì, su, scusi. E... In che senso sorveglianza? Sì lui, cioè, è è... sì, lui è sottoposto a un controllo perché teoricamente lui dovrebbe subire anche un trattamento sanitario obbligatorio, al quale ovviamente si è sottratto per ovvi motivi. Eh, perché hanno detto che lui è Cleru, eh, ha una patologia, secondo lui, che è la querulomania, che da un punto di vista sia legale che da un punto di vista. Eh, medico non esiste, cioè, siccome lui ha eh, prodotto eh, analisi dei carburanti avio eh, fornite da un laboratorio il quale non ha voluto fornire il nome, ma che alla magistratura verrebbe fornito, e quindi ha prodotto questi campioni, li ha eh, distribuiti alle varie procure d'Italia. Le procure d'Italia hanno sottoscritto eh, un'archiviazione scrivendo che. Il reato, il reato non sussiste e, e la, 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 come si dice la, la, cosa la cosa non costituisce reato quindi significa che irrorare i nostri, nostri paesi la nostra atmosfera non è un reato e quindi sono state archiviate tutte il, i campioni non sono stati neanche aperti le buste sono rimaste integre e lui è stato accusato di querulomania quindi in base a questo il, lo psichiatra ha definito che lui andrebbe trattato con farmaci eh. perché è pericoloso. Allora a questo punto cosa succede? Che lui viene controllato 24 ore su 24 e da un momento all'altro potrebbero anche catturarlo e, e sottoporlo eh, di forza a un trattamento, trattamento sanitario sì. che sicuramente lo leverebbe, dalla, dalla, diciamo, lo leverebbe sì, di mezzo. Sì, va, sì. e e eh, mi sa che, che questo sarebbe... Erano tante nuove malattie mentali. Per, per quanto riguarda me, il, il disegno è lo stesso, cioè, nel momento in cui io vengo incarcerato o comunque portato agli arresti domiciliari, sarò fuori gioco per un anno, e quindi nel contempo potranno confondere le acque così come è accaduto e come stava per accadere con l'intervista a Border Night: cioè ridimensionare il tutto, dire che si tratta di videini. Eh, superficiali, dove mm. ci sono delle interpretazioni, non ci sono prove, arriva uno appunto come Torella che non ha competenze e ti dice: 'Sì, va eh, bene, vabbè, allora ho capito, vabbè, sarà sì. così, sarà così.' Io tanto non ne capisco niente. Sì. Sì. Quindi l'hanno sì, detto più volte: l'hanno detto più volte. Quindi sì. non capisco dove sia sì. la curiosità. Se non fosse intervenuto, finiva a Taralucevino, logicamente sì, sì, ecco. va bene. Va bene, allora credo che mh, le tue parole, quest'ora di, di conversazione sull'argomento abbiano aperto eh, molti spiragli in tante persone, almeno lo spero. E almeno alzeranno gli occhi al cielo e guarderanno e penseranno a quello che hanno, che hanno sentito questa sera. Quindi ecco, io ti ringrazio eh, infinitamente e magari ci vediamo anche una prossima volta vediamo se ci saranno delle domande Speriamo, questo non dipende da me ovviamente sì, sì. e comunque sì, ci rivedremo grazie mille Speriamo. grazie a tutti per aver partecipato grazie ancora a Rosario e grazie, buona Maria. serata a grazie buona serata a tutti